subiscono anche cesarei senza anestesia. Una madre che un medico ha dovuto amputare la gamba della sua figlia senza anestesia. Per sopravviverlo con i loro figli sono costretti a mangiare mangime da bestiame, cioè cibo per animali o anche animali che sono morti. Immagina guardare tutti i giorni immagini che non vengono tra l'altro viste in Occidente, ma non ho mai visto un livello di atrocità e di barbarie come quello che ho visto a Gaza. Sono preoccupata per la delegittimazione totale del diritto internazionale e sono preoccupata perché nelle prossime settimane le Nazioni Unite ci dicono che 60.000 persone morranno di fame. Quante donne, quanti bambini devono ancora morire prima che l'Occidente intervenga per dire a Netanyahu: oggi si fermi, basta.